Oriana Fallaci diceva che nella vita ci sono circostanze in cui tacere diventa una colpa e parlare un dovere civico. Così facciamo, a fronte delle continue notizie di cronaca, come ai dati che a suo tempo richiesi all'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Non che bambini e bambine stiano meglio, Cronache e ricerca sono terrificanti. L'ONU tornò il 6 febbraio 2014 sulla richiesta di rigore contro i criminali. E meno male che c'è Papa Francesco, anche contro un clero riccamente intronato in gran pompa, offesa alla miseria dilagante, spesso stimolo alle prostituzioni di ogni tipo. Noi donne siamo geneticamente pazienti, è stato detto. Per noi non ci sarebbero guerre né terrorismi né violenze. Negate alla criminalità, solo eccezionalmente nella criminalità ci impantaniamo. Da un certo tempo prendo nozione del mondo antico sia per motivi professionali che per il desiderio di confronti e paralleli col moderno al femminile. Così in questo libro, come in altri del resto, ho riunito le mie ricerche con particolare attenzione alle donne più modeste. Una ricerca difficile. La storia delle donne è tra le più difficili da ritracciare. Primo perché le donne non fanno guerre, poi perché la loro storia è stravolta o negata.